Caro Ceccherini, tu normalmente ti occupi di settore giovanile, ma insomma, stasera eri anche tu a vedere questa partita. Eccellente, una partita che in Serie C è difficile vedere giocata così. Gli episodi l'hanno girata dalla parte del Pisa, questo ci mette in una condizione difficilissima per il ritorno, perché dovremmo fare due gol in più di loro per passare il turno. Immeritata questa sconfitta, certamente, però insomma, se gli episodi uno li porta dalla sua, c'è un'esperienza, una capacità di farlo che noi non abbiamo avuto. Vabbè, nulla è perso, no? Visto la squadra stasera, penso che possiamo ribaltare sicuramente il risultato. C'è stato, come hai detto te giustamente, c'è stato gli episodi che non sono stati dalla nostra parte, magari con un po' più di fortuna e determinazione, là possiamo fare il risultato. Sì, durante tutta la partita gli episodi hanno girato di là. Questo è segno anche che forse un difettino di personalità la squadra ce l'ha rispetto al Pisa, almeno. Che dici? Ma sicuramente, sai, quando sono tutte finali, può darsi anche la stanchezza, cioè, tutto è determinante in questi momenti, però siamo fiduciosi, dai. Neanche un'ammonizione ai diffidati. Siamo stati bravi in questo, pur lottando. Qui siamo stati fortunati. Ce la giochiamo, certo, col risultato di 3-3, là sarebbe stata una finale secca, però diciamo ce la lottiamo fino all'ultimo. Grazie. Otello è finita 3-2 per il Pisa, poteva finire 3-2 per l'Arezzo, poteva finire 3-3 col rigore sbagliato da Cutolo, però insomma l'Arezzo ha fatto quel che poteva. Sono stati degli episodi Ti hanno girato sfavorevoli che sono girati contro di noi. Io onestamente Gianni ho visto un bel calcio, Vabbè, a almeno 70 questi minuti. livelli è difficile in Serie C veder giocare. Ho visto un bell'Arezzo un po' sfortunato, poi gli episodi purtroppo se la palla non la metti dentro, lo sai, il calcio è così, si rischia, però dai, siamo qui, ce la giochiamo, abbiamo ancora 90 minuti da fare, saremo lì a tifare Arezzo. Certamente, le qualità ce l'abbiamo, l'abbiamo dimostrato. Abbiamo Forse rispetto al Pisa c'è mancato un po' di cinismo, un po' di personalità, nel senso che loro sono una grande squadra e nel momento in cui c'è bisogno sfruttano quello che gli capita. A noi non è capitata la stessa cosa. incontrato comunque una squadra in forma, una squadra che non perdeva, comunque l'ultima volta che ha perso era qui. Se non L'abbiamo messa in difficoltà, va detto. Ho visto comunque un Arezzo che per alcuni Più versi forte. li ha dominati, e poi ti ripeto, sono episodi che purtroppo ti lasciano l'amaro in bocca. Certamente, ma ripeto, gli episodi bisogna essere onesti. Gli episodi a volte vanno da chi li tira a proprio favore. E ripeto, uno segna un rigore, l'altro no. Ecco che finisce 3-2 invece che 4-3 magari, perché se tu segnavi il rigore si girava l'inerzia proprio. C'era la possibilità di vincerla anche di misura, però ripeto, ci sono 90 minuti, abbiamo secondo me buone possibilità, E andiamo non lì, ce la abbiamo preso giochiamo. neanche un'ammonizione dei diffidati. Bravo, bravo, perché mi sembra che gli unici Solo due. Sala. No, solo Sala. Quindi dai, vediamo che succede. Siamo pronti per andare là. E combatteremo fino alla fine. Forza Assolutamente, Arezzo sempre. sempre. Una partita difficile per l'Arezzo e per il Pisa, per entrambe le squadre. L'Arezzo l'ha giocata anche meglio, ma purtroppo gli episodi l'hanno portata dalla parte del Pisa, che un po' è riuscito a sfruttare quello che gli è capitato, a differenza dell'Arezzo. Assolutamente Gianni, ma il mister era stato profeta, aveva detto queste partite le sbloccano gli episodi, e Certo. sicuramente in questa partita per noi è stata una commistione di sfortuna e di inesperienza, perché tutto è ruotato secondo me
sull'errore, e non voglio dargli la croce, per l'amore, ma sull'errore di Pinto, perché noi in quel momento 2-1 per noi stavamo dominando anche psicologicamente la partita, oltre che da un punto di vista fisico e tattico. Tattico l'abbiamo sempre dominata, perché l'Arezzo secondo me ha giocato al calcio e il Pisa si è affidato alle grandi individualità che ha. L'Arezzo ha giocato al pallone, il Pisa individualità, che ha enormi, d'altro canto una squadra che si permette di tenere presenti Moscartelli, Janusson, panchina, vuol dire che ce n'ha. Quindi il Pisa ha l'individualità, l'Arezzo ha giocato al pallone. Nei momenti topici l'Arezzo, un po' per sfortuna, un po' per inesperienza, ha purtroppo toppato. Ma ti dirò di più, guarda, bastava per tenere una... La speranza c'è sempre, perché il calcio è bello, perché è imprevedibile. Però qui sul 3-3 sarei andato a Pisa ancora più fiducioso. Ma dirò di più, abbiamo dimostrato l'eventuale 3-3 del rigore di Cutolo avrebbe girato ancora l'inerzia della partita. Assolutamente, quindi perché mancava più di 20 minuti. Quindi... Però poi vado ad analizzare, penso a come abbiamo regalato un rigore noi, penso a come abbiamo regalato il 3-2 e capisco che e probabilmente... E come abbiamo sbagliato qualche gol. No, bravo, sul 2-2 abbiamo sbagliato con Sala, una cosa impossibile. Quindi però io per 70 minuti, non lo dico da tifoso dell'Arezzo, ho visto un Arezzo sontuoso. Ho visto il più bello Arezzo di quest'anno insieme alla partita con il Siena. Veramente un Arezzo che sapeva quello che voleva, un Arezzo che... quando decideva di far male ha fatto male. È un Arezzo che quando ha segnato ha segnato sempre gol bellissimi. I gol del Pisa sono venuti da palla inattiva, una serie di situazioni che purtroppo hanno messo in evidenza sempre il nostro lato debole, una serie di errori. Secondo me in quella palla probabilmente anche lo stesso nostro portiere non è proprio esente da errori, però, anche se è passata in maniera sì, strana. Siamo ripartiti veementi, non ci siamo fatti abbattere, siamo andati in vantaggio. E loro, hai detto bene te, le loro reti sono più episodiche, volute, cioè le nostre reti sono state volute e costruite con un progetto di gioco, le loro reti sono venute da una maggiore esperienza e da una maggior fortuna. Infatti una però squadra, il calcio è questo. Una corazzata come Pisa è più cilica di una squadra come l'Arezzo. No, assolutamente, così. 70 minuti ha giocato l'Arezzo con trame bellissime, direi che è stata una semifinale playoff che poco ha avuto a che fare con la Serie C, secondo me questa è una partita da Serie B di alto livello, però usciamo sconfitti e dobbiamo andare a scalare questa grande montagna con due reti. È chiaro che è un'impresa titanica. Però il Benevento? No, ma a parte il Benevento, l'Arezzo stessa come ha messo a nudo i suoi difetti, però ha messo a nudo anche il fatto che l'Arezzo può far go con tutti e dappertutto. Sì, anche i difetti del Pisa ha messo... Sarà seguita da un nutrito gruppo di tifosi, è uscita tra gli applausi di 8.000 tifosi, il che vuol dire che i tifosi non hanno l'anello al naso, non hanno visto questa grande prestazione. Poi è chiaro che se hai a disposizione da spendere 7 milioni di euro ti permette di avere in panchina Moscardelli presenti e magari vinci la partita, però io a livello di gioco tutta la vita l'Arezzo. Grazie.